Poi è chiaro che No, il PM sta lì sinceramente per no. quello. Sinceramente no, anche perché adesso cito per esempio Repubblica di qualche giorno fa che parlava di 7 anni o più, quindi le richieste sono state direi inferiori a quello che erano le attese. Interessante oggi sentire tutta la requisitoria dell'altro PM, diciamo, quello che inizialmente i PM erano Narducci e Sì. Beatrice, poi Beatrice andava all'antimafia e quindi è stato sostituito dal PM Capuano, che si è occupato delle singole frodi sportive, perché ricordiamo che il processo è imperniato sul delitto, sul reato di associazione per delinquere, poi ci sono tutti i vari reati di frode sportiva. Allora, oggi praticamente Capuano non ha detto mai una cosa che fosse un riscontro a quello che erano le intercettazioni. Quindi no, è evidente a chiunque, ma con occhio veramente più terzo possibile, che questo processo è un processo basato al 99% su intercettazioni e non su altri elementi di prova o riscontri delle intercettazioni. Quindi vedremo se il collegio giudicante crederà a quello che si dicevano queste persone per telefono, seppur ricordiamo sempre che una parte di queste telefonate poi non erano state ascoltate, anzi una grandissima parte sono poi state tirate fuori man mano dalla difesa, oppure crederà. Non crederà a quello signore Zarefa, quindi dirà che quantomeno per poter provare un reato di tale importanza come l'associazione dei delinquenti, ricordiamo che all'epoca si parlò di mafia, no? Sì, beh, c'erano state Lo diverse. disse proprio Beatrice. Non basta soltanto una telefonata. Cioè, se io dico a Ilario di Giovan Battista, dico per dire, oh, Ilario, domani mi raccomando, appuntamento davanti alla sede della Banca di Roma con la pistola, perché dobbiamo fare quella rapina. E poi qualcuno dovrà verificare che quella rapina è avvenuta. Cioè, Sì. dovrà verificare che esiste l'arma, che io ero lì a quell'ora, che è stato svuotata la banca, eccetera, eccetera. O almeno c'è stato un tentativo di svuotare la banca. E forse è sul tentativo che infatti si gioca molto, no? Perché comunque, sai, certi tipi di conversazioni, certi tipi di fatti e di situazioni possono configurare almeno il tentativo, però. Per carità, però diciamo, certamente ci sono tanti indizi numerici, quindi indizi che non sono opinabili, che smentiscono questi fatti. Faccio un esempio, no? Con gli arbitri che facevano parte teoricamente dell'associazione di stampo mafioso, che doveva favorire la Juventus fa molti meno punti di media, 1,80 rispetto ai 2,60 che fa con gli altri arbitri che erano invece amici di qualcun altro o non amici di nessuno o sicuramente non amici della Juventus. Il discorso oggi per esempio è stato affrontato in maniera da Capuano, approfondire il discorso delle cosiddette ammonizioni preventive, no? Da cosa nasce questo? Nasce da una telefonata che un giornalista, possiamo dirlo tranquillamente, tanto lavora con noi a radio, un amico, Tony Damascelli, chiama Luciano Moggi e dice: oh, De Santis a Bologna ha fatto il delitto perfetto, ha ammonito 3 giocatori non diffidati. Innanzitutto si scopre poi che di questi 3 ammoniti solo 2 non diffidati. Poi si scopre che questi 2, nessuno va a controllare che quei falli fossero veramente falli passibili di ammonizione o no, ma si scopre che per 2 in una fase erano, uno era una riserva, quindi non era un giocatore così importante, l'altro aveva avuto 7 giornate di squalifica in quell'anno e quindi era un giocatore che spessissimo veniva squalificato, evidentemente quindi, non era il santo che l'ha ammonito apposta. Cioè, ci sono tutta una serie di riscontri, si viene a scoprire per esempio facendo una statistica generale che le squadre che si sono avvantaggiate di squalifiche delle squadre avversarie, cioè, hanno stilato una classifica, le prime erano Regina, Atalanta, Brescia, eccetera, eccetera. Soltanto al quarto, quinto posto arrivano Juventus, Inter a pari merito. Allora non si capisce se queste ammonizioni erano date per la Juventus, oppure erano date per favorire Juventus alle squadre avversarie, come mai la Juventus non avesse un numero che fosse quantomeno superiore, anche di poco, ma magari superiore agli altri.
Oh, tu prima hai fatto riferimento al fatto che oggi, insomma, non sia stata fatta menzione delle intercettazioni. E mentre ci raggiunge l'avvocato Roberto Feltra, che saluto. Ciao Roberto, buonasera. Carissimi, buonasera a tutti. Ecco, io chiedo a te, Antonella, e poi farò, insomma, più o meno lo stesso tipo di domanda anche a Roberto. Per quanto riguarda invece la difesa, le difese, insomma, qui c'è stato un lavoro anche costoso, no? Per cui immagino che entreranno. Dice che questo processo, escludendo quello che è costato la difesa, sia costato tra i 20 e i 40 milioni di euro a spese del contribuente, più quello che poi è costato a Moggi, Bere e gli altri imputati. Quindi questi sono costi, insomma, speriamo che la montagna non partorisca il topolino, se no la procura di Napoli si gioca abbastanza la fascia su questo processo. Ecco Roberto, il fatto che appunto che oggi nelle requisitorie non siano stati fatti riferimenti espliciti, insomma, a questo materiale probatorio che poi da cui è scaturito tutto, che cosa vuol dire tecnicamente? Guardate, voi sapete bene, io intanto saluto Antonello, che è la prima volta che sento direttamente, ma altre volte l'ho fortemente ascoltato dai microfoni di Radio Radio. Come voi tutti quanti sapete, io da quando il processo è andato sotto il profilo penale non sono mai intervenuto, e non mi avete tirato per i capelli questa sera, come spesso fa il mio amico. Siamo vicini alla fine, però non mi tirerete neanche una frase, perché la deontologia professionale, essendo un avvocato penalista, mentre è in corso un processo penale, guai dire A e B. Lo diremo e lo faremo forse quando ci sarà un depositato, cioè quando sarà una sentenza irrevocabile, in un senso o nell'altro. Io mi permetto di dire solamente questo, che avendo visto, perché oggi abbiamo solamente una delle parti in causa, cioè il pubblico ministero, che ha espletato e completato le sue requisitorie. Secondo me è stata anche troppo lunga la requisitoria, quindi non è necessario dover ripetere tutte quante le fonti di prova, altrimenti non si chiederebbe mai. Loro hanno fatto questa impostazione. La loro impostazione nasce da 5-6 volte, 5-6 udienze in cui hanno spiegato. Poi ci sarà la difesa, che con altrettanta valentia farà valere le sue indicazioni, esaltando tutte quelle che sono le cose che abbiamo scritto, che si sono scritte, sono lette nel dibattimento e quant'altro. Poi ci sarà la cosiddetta conclusione, che è la sentenza. Io direi che due sono le cose importanti, super partes, che vengono fuori. Primo, che si è iniziata e conclusa la prima parte della discussione, discuteranno anche le parti civili, e quindi probabilmente non ci sarà quella ricusazione che e soprattutto, e questo lo dico con grande serenità, potremo vedere veramente chi tra la difesa e l'accusa vorrà o non vorrà avvalersi dell'eventuale successiva possibilità di rifare il dibattimento in caso di ricusazione, ovvero avviare richieste di estinzione del procedimento. Io, valutando questa cosa, per esempio, già vedo che ci sono fonti giornalistiche diverse, perché la fonte, quella dello Sport, indica una richiesta di pena per Bertini di 4 anni, e invece leggo dal sempre attentissimo sito internet che la richiesta è 2 anni e 4 mesi. Quindi anche questo bisognerebbe vedere di capire. Io leggo che praticamente dalla costruzione del teorema, attenzione, requisitoria, parliamo di una parte, certo, quindi non parliamo di cose certe, certo. L'accusa dice: Moggi, Pairetto, Bergamo, Mazzini e quell'altro sono i promotori di un'associazione per delinquere, gli altri, moltissimi altri, sono i componenti, cioè i partecipi di questa associazione, altri invece hanno anche in continuazione alcuni reati satellite. Che cosa viene fuori qui? Quello che poi alla gente, secondo me, interessa. Dalla costruzione penale della Procura di Napoli, e sottolineo, ripeto, per non avere poi cattiva interpretazione, dalla ricostruzione della Corte della Procura di Napoli, che è una parte, e ovviamente gli avvocati certamente danno il contrario, e poi vedremo quale sarà la sentenza, ci sono delle posizioni di alcuni tesserati federali che divergono da quelle che sono le conclusioni del processo sportivo. Questa è una cosa che dalla lettura di questa richiesta emerge.
Questo è il fatto importante sul quale io inviterei a riflettere, che alcune questioni che sono emerse nel dibattimento di Napoli non sono state ritenute dalla Procura di Napoli idonee ad avviare procedimenti penali contro altri soggetti ancora tesserati e come tali non hanno più dato né potevano dare la stura ad altre valutazioni sportive. La posso fare una domanda all'avvocato penalista? Mi permetto di. Ecco, io quello di cui mi sono stupito è che in queste, diciamo, tre giornate di requisitoria non c'è stato un minimo accenno alla motivazione per cui tante intercettazioni siano state tracciate. Cioè, io mi aspettavo che Narducci, magari o Beatrice Capuano, dicessero: noi non abbiamo ritenuto, non riteniamo quelle intercettazioni diciamo importanti, non le abbiamo ritenute rilevanti, per questo e quest'altro motivo, perché dimostrando... Cioè tu dici quelle sbobbinate dalla difesa di Moggi. Certo, cioè nessuno ci ha spiegato come l'avete fatto come l'avete intentato, se avete preso solo quello che a caso faceva comodo per la vostra teoria, oppure perché c'è un filo logico. Ripeto, Antonello, la risposta è nelle carte, non te la posso dare io. Secondo me, con la sentenza avremo la risposta. Vedremo.